L'ex tronista di Uomini e Donne, protagonista del GF VIP 6, ha interrotto qualsiasi rapporto con l'ex re dei paparazzi. Sophie Codegoni a ruota libera a Verissimo. L'ex tronista di Uomini e Donne, fresca dell'esperienza al Grande Fratello VIP 6, ha concesso una copiosa chiacchierata a Silvia Toffanin. Lungo l'intervista si è aggiunto Alessandro Basciano, che con la giovane ha imbastito una love story all'interno della casa più spiata d'Italia. La relazione sta procedendo a gonfie vele, tanto che qualche spiffero, Rosa, ha persino iniziato già a parlare di progetti di famiglia e figli, tra l'altro Basciano è già padre. Sophie, sul tema, ha sottolineato di voler assolutamente diventare madre e che il fidanzato sarebbe l'uomo ideale da avere al fianco. Dall'altro lato ha rimarcato che il discorso è relativo ad un futuro remoto e non imminente. Insomma, per il momento non c'è in progetto alcunché su tale fronte. Spazio poi al rapporto lavorativo e umano che l'ex volto di UED ha avuto con Fabrizio Corona. Come è noto, tra Sophie e l'ex re dei paparazzi, prima che lei entrasse nella casa più spiata d'Italia, c'è stato un legame umano e professionale molto forte. Ora tutto è stato azzerato, la Codegoni, tramite una scelta drastica, ha interrotto qualsiasi rapporto con Corona, ritenendolo una grandissima delusione per come si è comportato di recente. Quando Silvia Toffanin ha toccato il tema, Sophie ha scaricato senza se e senza ma l'ex marito di Nina Moric. Io avevo un rapporto di amicizia e di lavoro con lui, ad oggi questo rapporto non c'è più. Mi sono informata e ho scoperto che tante cose lavorative non sono state fatte. Per questo non c'è più alcun rapporto. Lui manda frecciatine sui social e fa tanti tentativi per sminuire ciò che siamo. Fabrizio lo ricorderò come una persona meravigliosa, per me ha fatto tanto. Ma successivamente è stato una grandissima delusione. Che continuasse a fare le sue stories. Non mi interessa parlare di lui, che è quello che vuole.